Ok, qui abbiamo una serie di pozze molto fangose e scivolose che dovremmo fare allegri per non piantarci. E adesso l'idea, ieri ci siamo fermati all'inizio del bosco là e vorremmo andare proprio dentro 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 la valle, vedere fin dove si riesce a salire. Perché l'unica strada che porta in questa valle è questa stradina sterrata bellissima. Allora, per arrivare fino a qui abbiamo fatto un passaggio veramente molto brutto. Il problema è che adesso c'è una discesa cattivissima, che se scendiamo poi non risaliamo di più sicuro. Il problema è che tornare in retro non è cosa, perché il passaggio di prima, se non do gas dritto, non sale. E quindi boh, secondo me l'unica è provare a girarsi qua sfruttando il passo molto corto e tornare indietro, ci rimettiamo nel prato dell'altra volta. Perché vedete, qui non ci si rende conto, ma in realtà è super in discesa. Quindi ora facciamo scendere serra e proviamo a girarci. Ok, proviamo a girarci. Vai, vai, vai. Vieni ancora, vieni ancora. Bam. Vai ancora. Poco. Bon. Vieni, vieni, vieni. Bon. Scivolavano le ruote. Ok, non riusciamo a filmare da sotto, quindi vedremo di farvi capire più o meno da questa inquadratura qua. Cintura e si dà gas. Yeah, cosa ci voleva, amore? Andiamo qua al pratino. Come guida bene, signorino. Senza di lei saremmo rimasti bloccati lì. Forse non ci saremmo neanche infilati lì. Senza di lei. Però molto probabile. Apprezziamo il fatto di esserne usciti. Allora, in questo modo noi stiamo testando anche la tenda Energy in Motion. Ne abbiamo fatto prendere tanti di quegli alberi. E se lei continua ad aprirsi, direi che è resistente. Robusta. Ehi! Ma guarda solo te. Il parabrezza! Non è il massimo. Aspetta. Meno male che sono magro, perché se no qua non ci scendevo. E c'è un albero a tappare un po' tutto. Ora dobbiamo vedere se coi cunei riusciamo a innalzarci abbastanza. Cars, mi apri, amore! Se no metteremo anche delle pietre. Comunque è ottimo, tutto sullo sterrato. Tanta roba, cioè non so se con un trazione anteriore si sarebbe riuscito a fare una cosa del genere. Aia. No, mi è scivolata la mano contro Pluto. In terra. Che bello schifo.
Ok. Allora, devo ammettere che Pluto mi sta stupendo veramente positivamente, cioè la strada era veramente brutta, c'era una quantità di fango indecente e lui, a parte partire un pochettino il sedere, ma ci sta perché trazione posteriore, però ha veramente un botto di... cioè spinge tanto anche dove slitta. E la cosa bella è che ha un arco di sterzata assurdo rispetto a un veicolo a trazione anteriore, quindi prima che era veramente strettissimo per girarci, quello ha aiutato tantissimo, cioè gira quasi a 90 gradi, è assurdo veramente. Con la GoPro non si capisce mai niente, però questa è la traccia, cioè guardate da dove è salito Pluto. Eh sì, ignoranza, cioè guardate lì sotto qua. Il progetto adesso è quello di aprire la tenda, sistemare un po' di cose all'interno, montare il video che deve uscire domani sera, editare un pochettino di foto così iniziamo a farvele vedere su Instagram. Fra l'altro, se ancora non ci seguite su Instagram, fatelo subito, trovate il link in descrizione. La cosa bella è che potete vedere tutte le nostre avventure in tempo reale, quindi avere un anticipo di quello che poi vedrete qui sul canale. Ma soprattutto, se avete visto il video fino a questo punto, commentate con fango da paura, così almeno sappiamo che l'avete visto fino a qui. E si vola. Comunque veramente ci sono dei colori spettacolari e la cosa che mi gasa ancora di più è che Pluto è dello stesso colore dell'autunno. Si fa un mix di tutte le foglie autunnali e esce il colore Pluto. Cioè, bello. Bello, bello, bello. Buongiorno amici e bentornati sul canale. Io sono Filippo. Io sono Serena. E questa è la nostra super tenda da tetto. Sì. Non sappiamo se sarà un inizio del video o una continuazione, però innanzitutto vi chiediamo di iscrivervi al canale. Esatto. Lasciare un like, commentare il più possibile perché ci aiutate un sacco, a voi non costa niente, a noi ci rende felici. Sì. E ci permette di farvi vedere tanti bei posti, tanti bei lavori, tante belle cose. Esatto. Questa notte abbiamo, come avete visto ieri, cambiato leggermente spot. C'è stato un branco di lupi che deve essere passato molto vicino, che sì, ululavano durissimo. Fortissimissimo. Cioè, è stato veramente... erano tanti. Sì, 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 incredibile. Perché adesso quelli che sentite in sfondo sono dei cani da caccia, però quelli stanotte erano proprio lupi e... non li abbiamo visti, non siamo riusciti a filmarli perché ho dimenticato il telefono sotto e anche la GoPro. Però li abbiamo sentiti. Sì, sì, sì. E stanotte è stato veramente bellissimo perché abbiamo dormito qui circondati dagli alberi, sembra di stare in una casa sull'albero. Sì. È veramente super 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 figo, cioè... e ci chiedo, ma perché dormite in tenda da tetto, che sbatti ogni volta aprirla e chiuderla? Invece no, è bello, è bello. Poi per quando Pluto sarà finito sarà ancora più comodo perché potremo scegliere, diciamo. Però non quando non piove, sinceramente, mi dormirei sempre in tenda. Sì, sì. Ma anche con la pioggia, cioè se non c'è tanto vento va benissimo anche con la pioggia. Sì, il problema è solo un po' aprirla se piove, che ci si bagna un pochino, però sono dettagli trascurabili. E poi tanti ci hanno chiesto, ma perché non dormite dentro Pluto così, ma... fa più caldo in tenda che dentro Pluto! Fa più caldo in tenda perché è un locale più raccolto. E poi oltre questo, sotto così abbiamo tutto lo... cioè sotto adesso per esempio c'è il computer lì pronto per montare i video, c'è il tavolo sempre fatto, cioè dovessimo fare il letto, comunque dovremmo stravolgere ogni volta la piantina. Invece ieri siamo stati fino all'ultimo giù, avevamo la casettina qua sopra pronta, siamo saliti e avevamo il nostro bel letto comodo e fatto. Esatto. Anche perché su Pluto avevamo dovuto mettere un materassino gonfiabile, sgonfiarlo, gonfiarlo ogni volta... cioè finché non è camperizzato non è cosa dormirci dentro, è molto più comodo dormire qui. E poi veramente fa decisamente più caldo in tenda che sotto, che ci sono i vetri, che ci sono spifferi, cioè non è coibentato per niente quel furgone. Sì. Lì, quindi... cioè siamo a metà novembre ma abbiamo dormito con la finestra aperta stanotte, cioè per sì, farvi capire. Sì, sì. Adesso abbiamo aperto tutto per goderci il paesaggio, però veramente... cioè... tanta roba. Tanta tanta roba. Il programma di oggi in realtà non è ben definito, sicuramente io finirò di montare il video che deve uscire stasera. Stasera? Sì. Stasera, cacchio. Sì. E stiamo e editando poi... un bel po' di foto molto carine.
che avrete già visto su Instagram, anzi se ancora non fate, se ancora non lo fate, seguiteci su Instagram. E se avete visto il video fino a questo punto, commentate con Instagram. Instagram. Va bene. E poi dai, vi lasciamo qualche scena di questo bel posto dove siamo. Poi torniamo alla daily routine. Esatto. Andiamo a mangiare qualcosa magari. Sì, la colazione. Un po' di colazione. Dai. Hanno appena sparato. Sì. I cacciatori. Che brutta cosa i cacciatori. Ciao, con tutto il rispetto, però è una roba che non comprendo. Cioè, non... Niente. Okay. Però voi pensatevi... Un altro. Non l'avevo preso. Pensate di svegliarvi al mattino con questa vista qua. Sì. Di qua, di là. C'è Carl che sta dando di matto questi spari. Di qua. Di qua. E anche dietro. Guardate che spettacolo. Quel fuoristrada lì è un fuoristrada arrivato stamattina dei cacciatori, probabilmente. Allora, abbiamo una notizia da darvi? Sì. Come sapete siamo qui all'Aquila per visionare lo Stories Festival e stare in piazza con tutti i ragazzi che ci saranno. Esattamente, ma come sapete non ci piace stare con le mani in mano, quindi abbiamo deciso, anche se con pochissimo preavviso perché l'abbiamo scoperto un giorno e mezzo prima dalla data finale, di creare un piccolo video anche noi, un piccolo film. L'abbiamo fatto e ci hanno appena comunicato che... ci hanno selezionato! Allora, stiamo partendo. Lasciamo questo posto. Sì, scusate se abbiamo filmato poco, ma eravamo abbastanza emozionati e esatto, in ansia. E ci siamo leggermente sistemati per, ci siamo lavati, ci siamo pettinati, perché stiamo andando al pre-festival, dove ci saranno gli altri creator che sono stati selezionati insieme a noi e dove ci spiegheranno cosa fare, cosa succederà stasera, cosa dovremmo dire e come dovremmo comportarci. E siamo un po' emozionati, non lo nascondiamo, è una bella occasione, un bellissimo scopo. Noi eravamo in queste zone per fare quello che stanno facendo loro nel nostro piccolo, loro lo stanno facendo molto più grande e quindi niente, saremo con le persone che guardiamo sempre su YouTube, che ci emoziona molto, però siamo contenti. Figo. Bellissimo. Quindi questo ci insegna che alla fine l'importante è provare. Poi esatto, non si poi sa sicuramente non vinceremo, perché potevamo fare di meglio e ci saranno sicuramente altri content creator molto più bravi di noi. Però è già tanto essere arrivati. Cioè, ci piace un sacco che con 10 giorni che c'era di tempo, in un giorno e mezzo siamo riusciti quantomeno a farci selezionare. Esatto, quindi vuol dire che qualche skills ce l'abbiamo anche noi, che è un bel, è molto gratificante come cosa. E ci fa molto piacere. E niente. Percorriamo questa serrata, andiamola a sentire. Speriamo di riuscire a filmare il più possibile là, anche se non sappiamo, io la compro in tasca, me la metterò, ma esatto, vedremo le cose per filmare, chiederemo cosa potremo filmare. Sicuramente la serata un pochino potremo filmarla, ma non sappiamo se il prima potremo farlo. Niente. Lo scopriremo vivendo, è tutto nuovo anche per esatto noi. Poi, qualunque cosa sia, per quanto sembra impossibile, provateci, perché i risultati poi arrivano. Ciao! Davvero grazie. Grazie Luca, grazie Dario. Grazie a tutti voi che siete qua. Abbiamo tante cose in serbo per voi. Davvero, sarà una serata veramente fantastica. Signorina invece, viva le Canarie, parla di viaggi, è probabilmente la content creator, donna più sul pezzo che abbiamo, signore e signori. Giuseppe, di Progetto Happiness, e Francesca, Wildflower Mood. Can we skip to the good part? Signore e signori, Francesco Sena e Yakidale. Signore e signori, Klaus Tudor Laurini e Francesco Basta, Luis e Mr. Nobody.
sembri mio di Matrix adesso, non stasci, sì, scrivi solo i proiettili. Poi, allora, qui ci sono i buoni e qui ci sono i cattivi, io sono vestito veramente da cattivo, poi con questo fumo hai appena... Possiamo scambiarci se vuoi. Hai appena... Posso fare il cattivo anche da buono? Hai appena spoilerato il gioco. Oh cazzo, cavolo. Ciao. Ciao. Io sono Filippo. Io sono Serena. E siamo dentro Pluto. Allora, questa mattina abbiamo messo a posto tutto il van e ve l'abbiamo risparmiato perché c'era veramente un casino improponibile e... Però adesso è tutto bello, ordinato, pulito. E adesso sono stravolti un po' tutti i programmi. Anche perché dovevamo partire prima, però partiamo adesso per andare in Toscana alle terme insieme a Marco e Anna. Yeppa! On the road, Energy Motion! In Energy Motion, e on the road vi racconteremo anche come è andato il festival di ieri. E basta, ora direi che accendo il motore, tolgo i cunei e si vola! E si vola! 1, 2, 3, 4. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Well, your heart is a sun and it shines as it opens. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Well, your heart is a sun and it shines as it opens. Yeah, your bones are the earth and they sing. With the mountain. Rieccoci, oggi giornata di poche riprese e grandi spostamenti perché stiamo uscendo dall'Abruzzo, cioè siamo usciti dall'Abruzzo, stiamo transitando, o forse abbiamo transitato in Lazio e adesso stiamo andando in Toscana. Ieri sera abbiamo partecipato a questo festival che è stata una bella esperienza, per noi è una grande sfida perché appunto avendo scoperto all'ultimo abbiamo dedicato pochissimo tempo, però siamo contenti di quello che abbiamo prodotto e è stato bello perché siamo seduti sul palco in mezzo a tutti i nostri youtuber preferiti, quindi è stato emozionante e bello, emozionante soprattutto perché c'era migliaia di persone in piazza e siamo abituati a parlare con una telecamera e non su un palco. Difficile. Esattamente. E Carlito ha fatto colpo, si è preso le coccole da tutti quanti, c'è Giovanni Fois che è impazzito per lui, Mr. Nobody, anche Yaki ha fatto due coccole e Wildflower Mood gli siamo piaciuti tantissimo, sia per Ivan che per Carl. E no, il video è andato bene, è piaciuto, ovviamente ci hanno fatto qualche critica anche costruttiva, che fa sempre bene, che mancava un pochino di storia dietro ed è vero, anche perché non abbiamo avuto il tempo materiale per studiarla e crearla la storia dietro il video. E quindi di conseguenza non abbiamo vinto, però ci siamo comunque, non c'è stata una classifica in realtà, però dal punteggio che abbiamo preso dovrebbe essere più o meno metà classifica. Alla fine hanno fatto vincere un ragazzino di 14 anni che il video era bello, ce n'erano di più belli che magari meritava di vincere, però alla fine ha fatto bene a far vincere lui, perché se mentre gli altri hanno anni di esperienza alle spalle e hanno fatto qualcosa di più bello di lui per avere 14 anni ha tirato fuori veramente un super video. Sì. E poi si abbina molto bene anche a un discorso pubblicitario di un paese, quindi è abbastanza tranquillo e è bello, quindi è stata una bella esperienza che ci convince sempre di più che alla fine nella vita bisogna buttarsi anche quando uno è in dubbio, ma mi prenderanno o non mi prenderanno, ma che ansia andare sul palco, bisogna fare, poi che si vinca o si perda sono tutte esperienze in più che si accumulano sulle spalle, quindi se siete in dubbio voi provate, è una cosa sana e bella. Vero. Detto ciò, adesso stiamo andando in Toscana a incontrare Marco e Anna di Energy in Motion, perché dovremo passare un giorno o due alle terme di San Casciano. Anche quelle vogliamo parlarvene e farvele vedere perché se ne parla poco, noi non l'avevamo mai sentito nominare, c'è tanta gente che... Cioè, tutti parlano delle classiche Saturnia, i bagni San Filippo e eccetera, però scopriremo e ve le racconteremo. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale perché per noi è molto importante.
gasolio, abbiamo fatto la spesa, abbiamo comprato della bella carne perché stasera forse si griglia. Siamo sempre più contenti di Pluto. Bravo. In the sing with the mountain. For your bones of the earth. And they sing with the mountain. Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself when you all of the world you say, inside. Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Is a space that creates your horizon. Well, your mind is a space that creates your horizon. Your mind is a space that creates your horizon. Well, your mind is a space that creates